Il Parco delle Cascine è il polmone verde della città di Firenze. Qua vengono bambini e famiglie a trascorrere il tempo. C'è chi corre, chi viene al mercato e passa la tranvia che arriva alla stazione centrale di Firenze. Da anni però le cascine sono teatro di delinquenza e prostituzione e da qualche mese si è superato ogni limite. Infatti il parco è diventato ostaggio di un gruppo di spacciatori che vendono fumo, erba, eroina e cocaina a qualsiasi ora del giorno. Sono giovani provenienti dall'Africa e hanno la gestione totale del mercato della droga. Da qualche settimana c'è almeno un arresto ogni giorno da parte di carabinieri e polizie, ma tutto va avanti regolarmente. Ci ha provato anche il sindaco Nardella con tanto di cavallo, ma gli spacciatori non si fermano. L'area scelta dagli spacciatori come base è una zona molto ampia che si trova proprio accanto alla fermata della tranvia. Qua si arriva soltanto a piedi e non ci sono punti di osservazione senza farsi notare da chi spaccia. Anzi, il passaggio dal viale è controllato da alcune sentinelle che stanno vicino alle panchine e se arriva una volante loro avvisano subito. Per questo hanno poca droga addosso e se possono la nascondono anche sottoterra. Gli spacciatori sono più che ventenni, vestiti alla moda, si muovono in bicicletta o a piedi con grande disinvoltura e sembrano essere molto cordiali con i loro clienti. Qua il passaggio è continuo, chi vuole comprare fumo, erba, cocaina o eroina può andare da loro, la droga si trova sempre e la trattativa dura poco, giusto il tempo di chiedere la quantità richiesta, pagare ed il gioco è fatto. Ed è proprio durante il giorno che fioccano gli affari, sono molti infatti i ragazzi, giovanissimi e certamente minorenni, che acquistano quasi sempre fumo e erba, arrivano disinvolti e a colpo sicuro, tanto qua la droga c'è sempre. Ma c'è anche chi compra l'eroina e poi va a bucarsi dall'altra parte dell'Arno. Le immagini che state per vedere sono state girate verso le 4 di un sabato pomeriggio di marzo. Scene agghiaccianti, davvero incredibili, che ci hanno lasciato senza parole. Insomma, avete visto, questo è quello che succede tutti i giorni al Parco delle Cascine di Firenze, dove la gente deve scansare gli spacciatori.